Diamo il buongiorno al nostro ospite con noi in redazione, Gianni Damo, presidente di Città Comune. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Sono ore di lutto per la cultura piacentina, ma non solo, perché poi la notizia ha avuto eco in tutta Italia per la scomparsa dello scrittore e critico letterario Pier Giorgio Bellocchio, venuto proprio a Piacenza e che con la sua rivista Quaderni Piacentini ha dato un contributo determinante al rinnovamento della cultura italiana, e aveva fondato, tra l'altro, con il nostro ospite, con Gianni Damo, verso la fine del 2006 la associazione Città Comune, tuttora molto molto attiva. Sì, beh, la prima cosa che direi, insomma, che intanto siamo stati legati da una lunga amicizia davvero rara anche. Chi ci ascolta tenga conto che tra Pier Giorgio Bellocchio e me ci sono circa una ventina d'anni di differenza, quindi lui era del 31, io sono del 53, quindi diciamo per me è stato un fratello maggiore, un maestro, insomma, per certi aspetti anche un po' un padre in prestito, insomma, e anche viceversa, perché lui teneva sempre a dire che in un rapporto anche tra generazioni o si impara qualcosa tutte e due o non tiene per decenni, quindi diciamo ci si scelgono i maestri e a volte i maestri si scelgono anche gli allievi. Ma come ho visto dalla stampa ieri, l'ha già ricordato anche lei, dal Corriere alla Repubblica, la Stampa, il Riformista, il Foglio, eccetera, è chiaro che il nome di Pier Giorgio Bellocchio, di questa famiglia, di altri nomi così importanti, Pier Giorgio è il fratello del regista Marco e di altre personalità importanti, diciamo. Il nome è molto legato a questa rivista che è stata così importante, fondata nel 62 e che poi ha chiuso i battenti nell'84, che Pier Giorgio ha fondato insieme a Grazia Kerr, che ha diretto, diciamo, per oltre 20 anni, e che è un po' stata la rivista che in un certo senso ha covato, ha preparato, ha, come dire, ha seminato un po', insomma, quella cosa che si è chiamata il 68, che poi l'ha scelta come suo veicolo, per cui negli anni 70 questa rivista che recava nel titolo, diciamo, questo aggettivo Piacentini era molto letta a Roma o a Napoli o a Milano o a Torino o a Bologna o a Bari, come era molto letta anche in alcune capitali straniere. Quindi la prima cosa, diciamo, è questa. Ci siamo conosciuti perché io ero un ragazzino militante, diciamo, della nuova sinistra, della sinistra extraparlamentare nei primi anni 70, e lui era uno, diciamo, delle persone di riferimento della nuova sinistra, dirigendo con Grazia Kerr questa rivista così importante. Però poi l'amicizia si è stretta di più a partire dalla metà degli anni 80, quando lui è rientrato da Milano e si è stabilito, diciamo, definitivamente a Piacenza. Credo che una tappa importante, ecco, lo voglio ricordare, per prendere poi la decisione anche di fondare Città Comune, mentre lui ha continuato a scrivere, a collaborare a riviste, a fare prefazioni, saggi critici, eccetera, eccetera. A un certo punto, direi nel marzo del 2004, l'allora assessore alla cultura Stefano Pareti volle fortemente fare un convegno su Quaderni Piacentini a 20 anni, diciamo, dalla fine di quell'esperienza. E poi nei mesi successivi, in cui si era un po' ritenuto con Pier Giorgio che certe cose messe a fuoco allora potevano essere riprese. Ecco, la prima idea di Città Comune è nata un po' lì. Qual è il più grande insegnamento che porterà con lei per sempre? Direi che è una domanda non facile, però direi questo, insomma, ci si trova quasi sempre dalla parte del torto, per usare un'espressione di Brecht che lui ha scelto come titolo di un suo libro, però bisogna andare avanti, bisogna, se si è convinti di una quota di verità delle proprie idealità, dei propri valori, bisogna andare avanti. Grazie per essere stato con noi. Grazie e per questo ricordo. E a lei, buona giornata a tutti. Gianni Damo, presidente di Città Comune, ospite di Radio Sound Piacenza 24.